Non è tanto per il magic moment, ha tenuto a precisare in conferenza stampa l'onorevole Luigi Deramo, ma per il progetto da qui ai prossimi 20 anni, per formare una nuova classe dirigente in Abruzzo, che la Lega non si accontenta di fare incetta di voti ed adesioni ed allunga lo sguardo. In quest'ottica, l'ingresso, per certi aspetti clamoroso, nel partito dell'ex senatore di Forza Italia Fabrizio Di Stefano, presentato ufficialmente stamane nella sala del Museo Colonna a Stracolma. Per me la politica, come ho detto in conferenza stampa, è valori, passioni, idee. Nella Lega io trovo declinati valori, passioni e idee, e l'ultimo atto, quello decisivo, che mi ha fatto decidere di fare questa scelta è la presenza coraggiosa di Matteo Salvini al Congresso Mondiale delle Famiglie a Verona, sfidando i benpensanti, sfidando chi magari ha criticato. Ha dimostrato che l'Italia vuole essere un paese normale, dove si può vivere con sicurezza delle proprie case, nei propri quartieri, nelle proprie città, sul suolo nazionale, dove la solidarietà è un valore, ma per chi ha l'onere di guidare un paese, la solidarietà va accompagnata al senso di responsabilità verso i propri cittadini governati. Di Stefano ha anche precisato che non concorrerà ad alcuna competizione elettorale, a partire dalle europee, ma che metterà a disposizione la sua esperienza per formare le giovani leve del partito e per curare i rapporti con gli enti locali. L'adesione di Fabrizio è un'adesione importante, un'adesione di un uomo d'esperienza, di una persona che comunque ha sempre contribuito al bene dell'Abruzzo. Noi in questo momento cerchiamo in qualche modo di dimostrare anche, a differenza di chi magari ci accusa di essere un partito chiuso, un partito blindato, eccetera, 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 dimostriamo di saper aprire le porte a chi aderisce alla Lega con intenzione di farla crescere e chiaramente con le aspirazioni, come ho detto prima, legittime, che possono essere di Fabrizio, che possono essere di tutti quelli che entrano in questo momento nella Lega. Oltre a Di Stefano, sono tante altre le adesioni che la Lega registra quasi quotidianamente su tutto il territorio regionale. Clamoroso il caso di Montesilvano, dove è stato presentato il candidato sindaco del centrodestra Ottavio De Martinis. Il coordinatore provinciale Giuliante ha praticamente annunciato che nella terza città d'Abruzzo il centrodestra non esiste più, visti i 9 consiglieri comunali e 3 assessori, tutti della Lega. Presentato anche il candidato sindaco di Giulianova, Piero Tribuiani, anche lui in quota Lega, mentre su Pescara, Bellachioma ha tenuto a precisare che non si è trattato di un passo indietro, anche se Marcello Antonelli avrebbe ampiamente meritato la candidatura a primo cittadino, ma che bisogna essere anche bravi a fare il proprio lavoro di coalizione. Da qui l'ok alla candidatura di Carlo Masci.